Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Prima informazione, E-distribuzione ha avvisato il comune che nella giornata del 1° di agosto ci saranno delle interruzioni di corrente per lavori di manutenzione della linea elettrica. Faccio solo l'elenco delle vie interessate il giovedì 1 agosto dalle ore 9 alle ore 16. Si tratta della via Zara, via De Gasperi, via Monti, via Marconi, via Porta, via Madonna della Selva, via Pascoli, via Don Bernasconi, via Legnano e via Roma. Seconda comunicazione e informazione che do: taglio dell'erba, erba alta. Sono a conoscenza, siamo consapevoli che ci sono ritardi nel taglio dell'erba in alcune zone del paese, in altre siamo intervenuti nelle settimane scorse, ci sono ancora dei parchi che magari hanno l'erba alta, delle zone a bordo strada, esempio la via Carlo Marx o la zona industriale dove l'erba effettivamente è alta. Non ho le fette di salame sugli occhi, lo vedo anch'io, abbiamo un budget per il taglio dell'erba e cerchiamo di arrivare in puntuali quando possibile nel taglio appunto delle aiuole. Bisogna dire che quest'anno è stato un anno di pioggia eccezionale. Quando smette di piovere arriva il caldo forte e l'erba cresce più rapida del previsto. Cerchiamo di arrivare a coprire queste nostre lacune. Chiedo scusa per questa mancanza di puntualità nel lavoro, però vi chiedo di portare un po' di pazienza e vedrete che comunque nelle prossime settimane l'ufficio ha già predisposto il piano del taglio dell'erba e quindi arriveranno a tagliare ovunque. Gli eventi del fine settimana, e partiamo con oggi che questa sera Proloco propone per la festa di Sant'Anna dalle ore 16 alle ore 18 visite guidate all'interno dell'oratorio di Sant'Anna che si trova qui vicino al comune in via Verdi. Sempre questa sera l'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio organizza la manifestazione Restate in Piazza. È un po' un'edizione zero che avviene qui in Piazza Cavour dove c'è il nostro castello visconteo. Si potrà mangiare, ci sarà una sfilata di moda, ci sarà il concerto del nostro mitico René Sugar che canterà per tutta la serata. È un momento simpatico per stare insieme in questa estate. Mentre domani, sabato 27 luglio, in area feste, le amiche di Ila organizzano la festa della birra, evento di raccolta fondi a favore di Varese e Como, l'AIL di Varese e Como. Ecco, anche questo è un evento molto importante, anch'io passerò per un saluto per una manifestazione così importante di raccolta fondi, suoneranno gli urlo, quindi ci saranno loro a rallegrare e a fare musica durante la serata, tutto questo dalle ore 18. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana e un buon inizio di settimana nuova estiva. Questo è l'ultimo video di questa stagione, poi riprenderemo con settembre o fine agosto, adesso vediamo un po' come ci possiamo organizzare. Anche il sindaco si prende una piccola pausa nel periodo di agosto, il comune comunque resta aperto, cioè i servizi vengono mantenuti e quindi buone vacanze a chi va in vacanza, buone ferie, un buon riposo nel periodo di agosto e al prossimo video che sarà appunto nel periodo di settembre. Buona giornata a tutti.